Commissario Salvo Iacono, la Camera di Commercio sempre attenta alle problematiche emergenti, oggi un interessante seminario, è il secondo appuntamento che si svolge qui alla Camera relativamente all'alternanza scuola-lavoro. È il secondo appuntamento che noi organizziamo sulla tematica alternanza scuola-lavoro. Il primo appuntamento è stato ad agosto a Cammarata, devo dire che è un territorio, Cammarata San Giovanni, dove ha mostrato un grosso interesse su queste cose, tenuto conto che abbiamo potuto constatare l'esistenza di aziende attive nel territorio. Oggi la sezione è dedicata all'Hinterland Agrigentino. Stiamo registrando una buona partecipazione. Devo ringraziare la dirigente scolastica dell'Istituto Federale, dottoressa Pilato, e i collaboratori che ci seguono nei vari itinerari di alternanza scuola-lavoro. I prossimi appuntamenti saranno a Sciacca Licata per concludere il tour provinciale. Alternanza scuola-lavoro evidenzia la possibilità, tramite dei regolamenti che ci sono stati passati dal Ministero, e consente anche di premiare chi utilizza i giovani nella scuola nel far conoscere un mestiere, un'attività quasi come un apprendistato, con la possibilità anche futura di poter avere la possibilità di inserimento professionale. E ci sono le piccole cifre, non sono grosse somme, però che consentono anche di dare la possibilità, la sfruttabilità allo studente e poterlo seguire in queste attività di conoscenza del mestiere. Il Foderà è impegnato oggi in questa manifestazione sull'alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Camera di Commercio di Agrigento. Sì, ancora una volta ci troviamo a collaborare, direi anche a seguire un percorso e proseguire un percorso iniziato negli anni con la Camera di Commercio di Agrigento sui temi dedicati all'impresa, alla cultura dell'impresa. Questa sera stiamo dibattendo, e per questo ringraziamo il commissario della Camera di Commercio, l'ingegnere Iacono e il direttore generale Virgilio, perché ci stanno dando ancora una volta l'opportunità di incontrare le aziende per dibattere su quelle che sono state e ancora credo saranno per qualche tempo le luci e le ombre che accompagnano un percorso di alternanza scuola-lavoro, un percorso che sicuramente sancito dalla legge 107 del 2015 ha avuto, diciamo, questa prima fase di impatto nell'ultimo triennio, che si prevede continuerà forse in parte modificato, ma che oggi come istituto tecnico in particolare ci vede ancora una volta impegnati nella collaborazione con le aziende del territorio per garantire ai nostri alunni percorsi di assoluta qualità.